Sì, il ministro dell'Interno Matteo Pantedosi a Palermo per inaugurare la control room del comune, la nuova piattaforma per il controllo integrato del territorio all'interno del comando della Polizia Municipale dove adesso ci troviamo. L'evento è ancora in corso, è il secondo appuntamento del ministro in città, il primo questa mattina nel quartiere Malaspina, al secondo piano di un palazzo della Via Turre per la consegna di un appartamento confiscato alla famiglia mafiosa Santo Mauro di Brancaccio. Da oggi la nuova sede dell'associazione Quarto Savona 15, dal nome in codice della Fiat Croma blindata della scorta di Giovanni Falcone che saltò in aria nella strage di Capaci, con gli agenti Vito Schifani, Rocco Di Cillo e Antonio Montinaro, che proprio oggi avrebbe compiuto 61 anni. Non ci avete fatto niente, ha detto il ministro, ripetendo le parole della vedova Tina Montinaro, presidente e fondatrice dell'associazione, ma ascoltiamo il ministro e poi linea a voi. Una missione avanti che è quella di valorizzazione dei patrimoni sottratti alla mafia in una logica che sostanzialmente e visibilmente, quindi anche dal punto di vista della visibilità, della tangibilità, significano quello che poi Tina sintetizza nella sua espressione: non ci hanno fatto niente, cioè noi ci riprendiamo i proventi delle loro attività delittuose per metterli sostanzialmente e visibilmente a disposizione della società, a disposizione delle iniziative più nobili.